Ma stasera, innanzitutto complimenti per la partita, a prescindere, cioè, tutte le partite sei uno dei migliori di questa squadra. Stasera avevi delle motivazioni particolari, sappiamo che comunque a Caserta non è che hai vissuto una stagione molto esaltante, hai veramente giocato la partita col cuore e soprattutto con grande tenacia. Grazie, io penso che le mie partite sono... quasi sempre, cerco sempre di dare tutto, poi è normale, in campo ci sono anche gli avversari, però stasera ci tenevamo a fare bene perché comunque non era facile, eravamo un po' rimaneggiati, sapevamo di incontrare una signora squadra che in settimana aveva preso giocatori importanti, quindi sapevamo di fare una partita perfetta per poter raggiungere un risultato positivo. Purtroppo poi la partita è andata un po'... nel nostro miglior momento abbiamo subito gol, però siamo stati bravi a reagire subito. Quando Matute ha segnato il gol dell'1-2, poteva provare il conto? Sì, indubbiamente dopo l'espulsione, subito prendere gol non è stata, è stata una bella botta, però eravamo partiti che ci avevamo giocare, quindi anche sul 2-1 avremmo dato tutto per cercare di riagguantare la partita. A Jesse, c'è stato un momento quando c'erano le condizioni che le caratteristiche grandi, il Tana giocava e Varese poteva ripartire, e avendo le nostre caratteristiche, quelle caratteristiche, non si è sfruttato quelle situazioni? Noi in certi momenti, sono d'accordo con te, dovevamo sfruttare meglio questa situazione, nel secondo tempo sì, in paio di occasioni, però fa parte comunque di un percorso che stiamo facendo, perché sicuramente dovevamo fare una partita attenta, dovevamo vedere con una squadra così di non prendere, di non prenderle, di cercare di fare gioco. Penso che alla fine tutto sommato abbiamo fatto una partita importante. Quell'azione del primo tempo dove hai calciato debolmente, ci credevi su quella palla? Sì, forse non lo so, io non mi sono reso neanche conto, forse è stato un po' trattenuto, però sì, ci credevo, ci ho creduto e purtroppo non sono riuscito ad impattare, non sono riuscito a dare forza. C'è stato il rinnovo in settimana, che significa per te nel 2017? No, io sono contento perché comunque è stata... la società ha dato un segnale, io sto bene qui, sono molto tranquillo, quindi quando mi è stato proposto di allungare questo matrimonio non ci ho pensato su due volte, nel senso spero solo di raggiungere l'obiettivo stagionale quanto prima. È un bilancio di questo giro di Natale personalmente per te che praticamente non hai saltato manco un minuto e in generale della squadra che sicuramente ha meno punti in classifica rispetto a quelli che venite lì. Io penso che certe partite abbiamo, togliendo qualche partita dove abbiamo sbagliato proprio l'approccio, ma penso pochissime. In altre partite abbiamo commesso molti errori di ingenuità e di un po' di giovinezza, poi, nel senso che ci sono parecchi giovani, quindi magari non siamo riusciti a raggiungere, diciamo, dei punti che per noi erano importanti. Penso che sia nella media. Potevamo fare molto di più e sicuramente il mister vorrà da noi molto di più e noi stiamo cercando di arrivare a un buon punto per cercare di migliorare ogni situazione.